tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Anche se tutti sappiamo che è importante far colazione la mattina, entro un'ora dal risveglio, molte persone, perché vanno di fretta, perché non avvertono il senso di fame, lo stomaco lo sentono chiuso, tendono a non mangiare. Non mangiando a colazione si trascinano poi fino al pranzo, perché magari impegnati a lavorare e via dicendo, a pranzo tendono a fare un grande pranzo che poi ovviamente li mette a dormire. Da un punto di vista metabolico è importante far colazione. Immagina che nel momento in cui io vado a svegliarmi al mattino, entro un'ora, il mio cervello è come se facesse un check, parliamo in maniera semplice. Ovvero, se io introduco alimenti, sblocco il metabolismo e do il comando al mio organismo di poter consumare più calorie e quindi sarò più attivo, più efficiente durante tutta la giornata, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale, quindi come funzioni cognitive, come pensiero, con memorizzazione, anche nella risoluzione dei problemi giornalieri. Se invece non mangio al mattino, se ci pensiamo bene, cosa diamo? Che tipo di segnale stiamo dando al nostro organismo? Stiamo semplicemente segnalando che c'è qualcosa che non va, che non abbiamo la possibilità di mangiare e quindi in maniera primitiva il mio organismo tenderà a essere un po' più letargico, tenderà a risparmiare le energie. Allora ecco qui questa stanchezza che poi nel tempo mi porta avanti. E poi ovviamente tutta una serie di problematiche metaboliche tra indici glicemici, picchi glicemici, si è visto che chi fa colazione al mattino ha minor percentuali di contrarre ad esempio patologie metaboliche come il diabete. Quindi assolutamente fare colazione al mattino è la scelta migliore, soprattutto se vuoi perdere peso e mantenerti in salute. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!